Ciao a tutti, sono Astrale e come promesso in questo video vedremo l'attacco che subisce Venezia dai milanesi. Ecco perché hanno le catapulte, però eliminate quelle è più semplice. Dovrò sacrificare il generale. Partiamo in missione suicida. Ok, ritornate! Forse riesco a salvare il generale, ma con ingenti perdite. Sembrano le schiere di Isengard quando attaccano il fosso di Helm. Questa è brutta. I nemici hanno raggiunto le mura con le scale. È il momento di farli a pezzi. Addirittura guarda questi furbacchioni. Un giro immenso. Però hanno perso l'ariete. Della battaglia cambi, poiché l'astuto nemico ha raggiunto le mura con la torre d'assedio. Dobbiamo respingere gli assalitori. Ah, ecco, allora salgono tutti dalle scale. L'ariete nemico ha aperto le porte. Attaccare ora! Ecco che il corso della battaglia cambi, poiché la sconfitta sembra pressoché certa. Attaccare ora! Generale!
nemico è un uomo dio del cielo. I nostri uomini hanno catturato il generale nemico. Tenetelo prigioniero, ma offritegli del vino e fatelo assistere alla disfatta della sua armata. Vittoria! Abbiamo vinto! Ed ecco la situazione di Venezia dopo il combattimento con Milano. È riuscita a respingere dalla capitale. Adesso vediamo come se la caverà in questi altri combattimenti. Ragazzi, questi sono i cavalieri normanni siciliani. Sono temibili quanto dei cavalieri feudali. Finché sono pochi, sono gestibili, ma in grandi quantità, con la fanteria leggera, non si può fare nulla. E questi sono i cavalieri feudali, nemici. Sono molto resistenti e superiori alla fanteria che abbiamo visto fino adesso. Qualche scenetta presa quella dalle battaglie che sto facendo. Questa strategia è pesante, ma è efficace. Circondare il nemico da un lato mentre sta entrando e dall'altra parte per impedirgli l'uscita. In questo modo vinceremo. Che il macello abbia inizio, la bandiera rossa indica che non possono scappare, stanno combattendo fino alla morte. Quella bianca che si ritirano, ma in questo caso sono chiusi dentro. Voi ci mandate i cavalieri feudali e noi ve li sterminiamo tutti, anche se siamo fanteria leggera. Ucciso il generale nemico. Ora i suoi uomini si perderanno d'animo. E anche i tedeschi ci attaccano. Resisteremo anche ai loro assalti. Che ci fai solo soletto qui? Vai giù! Non è stato verificare un giorno prima del tramonto. La torre d'assedio nemica ha raggiunto le mura. E il coraggio e la maestria nelle armi ci guidino. Ammucchiata!
preso. Ormai la vittoria è nostra. Ma qui ci attaccano da tutte le parti. Non ho il tempo di ripianificare l'esercito. Come vedete, qui sto cercando di rinforzare, di reclutare, di potenziare le difese. Una battaglia campale, vediamo come avverrà. Contro i sergenti corazzati i contadini possono ben poco. Il generale nemico, da Leonardo, qual è? Sta fuggendo! Continuate ad attaccare e sgretolate il vigore della sua armata. Le forze nemiche sono dimezzate ormai. Guardia del generale! Attaccare ora! Agire ora!
coraggio a giudicare un giorno prima del tramonto. Ma oggi i nostri stanno ottenendo una splendida vittoria. Il generale milanese è morto. Sì, 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 pagateci 14.414. Pagate, pagate. Sborsa, spilla, investi, compra. Non c'hai soldi e quindi you died. Servo il signore, mio signore, viaggio con lui. Sì, mio signore, molto bene, mio signore, sì, signore. Allora, conquistiamo Milano, coraggio. E poi Genova, e poi ci possiamo dare alle conquiste nelle altre terre. Sta chiamando rinforzi. Qual è? Sta fuggendo! Continuate ad attaccare e sgretolate il vigore della sua armata! Non è saggio giudicare un giorno prima del tramonto, ma oggi i nostri stanno ottenendo una splendida vittoria! Ci fuggono dal campo. Il nemico nuota nel proprio sangue. Metà dei suoi uomini sono morti. Ma che fa la finta? Guardia del generale, unità, unità,
I fanatici religiosi sembrano monacizzi. Sollegnate e bastonate. Ecco perché scappano. Ci fuggono dal campo. L'intera cristianità. Abbiamo vinto. E Milano è nostra. Ai fedeli la vittoria. Il nostro coraggio ha prevalso. Ora queste terre sono vostre, mio signore. E adesso andiamo a Genova. Così rafforziamo molto il Nord Italia. Il regno di Keldorania, che poi sarebbe il regno di Roldan. Lancheri, Monsheri. No, ci attaccano solo da questo lato. Very well. Scontro frontale. Ah, hanno i balestrieri pavesi. Velocizzo un po'. Hanno raggiunto le mura con le scale. I siciliani ci attaccano in forze. Hanno dei cavalieri normanni appiedati. Sono l'equivalente dei cavalieri feudali, molto forti. Contro la fanteria leggera hanno la meglio. I santi ci proteggano. Il nemico sta per sfondare le porte. Hanno corazze migliori. Ne sono morti parecchi, ecco perché hanno interrotto l'attacco. Alle armi! L'ariete nemico ha sfondato le porte! Massacro! Massacro totale! Non devono entrare. Messaggio, giudicare.
arrivare un giorno prima del tramonto. Ma oggi i nostri stanno ottenendo una splendida vittoria. Dio ci salvi! Il nemico controlla le mura! Concentriamoci sulla difesa o tutto andrà perduto! Beh, stanno vincendo sulle mura. Una nuova unità, i Cavalieri della Milizia. Bene ragazzi, per oggi ci fermiamo qui. Con questa situazione dell'Italia, abbiamo ben 5 regioni del nord, tra cui le ultime due conquistate, Milano e Genova. Sono riuscito a conquistare anche Aggiacco, togliendolo ai siciliani. Stiamo difendendo l'est dagli assedi, rispettivamente dei bizantini che arrivano da Costantinopoli, ovviamente, mentre giù Iraklion è sempre sotto attacco. Queste sono le regioni attualmente conquistate, sono poche, lo so, però la difficoltà è altissima. Infatti, come vedete, nelle città abbiamo eserciti molto numerosi. Questa bandierina che si riempie tutta di rosso scuro vuol dire che quella è la potenza dell'esercito. Qui diciamo medio-alta come protezione, anche Bologna perché ci attaccano sempre, Firenze è un po' bassa, la devo rinforzare, Milano è medio-alta, Genova è media come difesa e qui è medio-bassa. Come vedete le rotte commerciali si stanno espandendo, sono definite da questi carrettini che portano le balle di fieno e le navi. Poi se ci sono delle strade più belle come queste, lastricate, i commerci sono più veloci e quindi si guadagna di più. Lo stesso per i porti. Queste sono le miniere che vengono costruite sul territorio e ci sono ovviamente delle entrate. Va bene, vi aspetto nel prossimo video, la quinta parte di Venezia, e vediamo che progressi ci saranno. Faccio un sacco di tagli perché questo gioco è lunghissimo e poi diciamo che la gestione è abbastanza complessa e impegnativa. È meglio concentrarsi, come ho detto nei video precedenti, negli scontri. Alla prossima puntata, ciao a tutti! Se anche a te piacciono le battaglie avvincenti di Medieval 2 Total War, seguimi e metti mi piace. Ciao!